Il comune di Liberi, originariamente denominato Sclavia, poi divenne Liberi nel 1862. Cicerone possedeva una villa. La villa di Cicerone aveva dato il nome all'omonima frazione di villa. Va ricordato che in questo comune esercitò il suo ministero Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che qui compose l'inno Quan nascet nin a Betlemme. All'interno di un bosco di Liberi, proprio come fosse un'oasi, nasce un'imponente struttura per eventi e cerimonie, la meravigliosa Villa Rosa di Sclavia. Villa Rosa di Sclavia è la location che suscita emozioni, che sprigiona personalità. Insomma, Villa Rosa di Sclavia ti fa sentire dove vorresti essere. Un suggestivo laghetto incantato e la meravigliosa piscina a sfioro rendono ogni evento di Villa Rosa di Sclavia comodo ed elegante. Villa Rosa di Sclavia si affaccia su un incantevole parco di 30.000 metri quadrati. I vari angoli di suggestiva bellezza fanno da set fotografico al tuo prezioso evento. La sala principale, dalle immense finestre ad arco, accoglie il bosco di querce secolari ed ospita 300 persone in un unico ambiente sobrio ed elegante. Stile, bon ton, gusto ed eleganza sono i quattro moschettieri della bellezza di Villa Rosa di Sclavia. Oltre a Tarzan e i Avatar, anche tu potrai vivere il sogno della prima notte nella suite sulle querce. Villa Rosa di Sclavia, vivi la tua favola. Villa Rosa di Sclavia, sogna ad occhi aperti.